Oggi voglio parlarvi di una delle scalinate più belle del mondo e si trova a Musei Vaticani. Si tratta della scalinata a doppia rampa di Giuseppe Momo. Mi sono deciso a raccontarvi questa storia perché mi è capitato più volte di vedere attribuita quest'opera al Bramante, che si capisce è una roba un po' assurda perché non è una linea sicuramente rinascimentale, insomma si vede che è una cosa molto molto più moderna. La scala fu commissionata da Papa Pio XI al Vercellese architetto della reverenda fabbrica di San Pietro, Giuseppe Momo. Era il 1929, dopo i patti lateranensi. Per realizzare questa scalinata del nuovo ingresso dei Musei Vaticani, oggi divenuto l'uscita, Momo si ispirò liberamente a quella del Pozzo di San Patrizio di Orvieto, realizzata parecchi anni prima da San Gallo. Cosa poco nota è il fatto che il Papa intervenne personalmente sul disegno dell'architetto. Strano, no? In un primo momento l'architetto aveva pensato a una rampa esterna, ma il pontefice vuole si realizzasse all'interno degli antichi bastioni, scavando un pozzo nel terrapieno. Momo ebbe la brillante intuizione di realizzare una doppia rampa elicoidale, che consentisse al flusso in entrata e in quello in uscita a Musei Vaticani di proseguire il proprio cammino senza incontrarsi mai. Geniale, no?